Ok, good afternoon. Allora, dunque, non so che sicuramente avete sentito il caso di quel ragazzo che praticamente stava andando, credo, alla fidanzata di sera e che quindi ha violato il coprifuoco, questa normativa, questo provvedimento da guerra che c'è in Italia, però è stato assolto. Perché questo fantomatico coprifuoco è stato, diciamo, è stato, come dire, giudicato un provvedimento evidentemente anticostituzionale. Quindi il ragazzo ha avuto ragione perché chiaramente gli hanno fatto una multa, a dir poco contestabile, e praticamente. Stavo leggendo sulla pagina di questo avvocato che si chiama Marco Mori, quindi studio legale Marco Mori, che praticamente il quale avvocato ha anche una pagina Facebook e nonché la pagina insomma dedicata al suo studio legale con tutti insomma i recapiti eccetera e anche tra cui insomma degli articoli. Allora, questo avvocato, se dovesse servirvi, praticamente ha messo a disposizione delle persone una bozza di ricorso valido per contestare le sanzioni emesse per violazione del coprifuoco. Allora, io leggo. La violazione del coprifuoco è lecita, la bozza di ricorso contro le sanzioni. Allora, il cosiddetto coprifuoco, io leggo, dalle 22 alle 5 del mattino, è uno dei provvedimenti più odiosi della vergognosa legislazione di emergenza. Emergenza si fa per dire, che dopo un anno e mezzo, diciamo, emergenza proprio non è. Comunque, nonché probabilmente quello che più di tutti viola in maniera macroscopica la nostra Costituzione. Come sappiamo, la libertà personale è inviolabile se non in forza ad una legge a cui deve accompagnarsi un ordine motivato dell'autorità giudiziaria, articolo 13 della Costituzione. Quindi praticamente io posso avere una limitazione alla libertà personale, quindi un arresto domiciliare praticamente, solo se evidentemente c'è una richiesta di un'autorità giudiziario, insomma di un giudice evidentemente, che mi impedisce ovviamente di uscire da casa. Allora, infatti lo dice, porci alla detenzione domiciliare o comunque un obbligo di permanenza domiciliare è dunque un gravissimo illecito che anzi dovrebbe portare all'apertura di un fascicolo penale, bla bla bla. Ok. Allora, per questo vi metto a disposizione in modo che possiate difendervi da soli, perché la legge consente anche, da quello che so, di difendersi da soli, se si è capaci. Comunque, una bozza di ricorso valido per contestare le sanzioni emesse per violazione del coprifuoco. Il ricorso è inviato alla prefettura competente, a seconda della zona dove siete stati sanzionati, entro 30 giorni e mezzo, no, entro 30 giorni e mezzo di raccomandata andata e ritorno. Ecco il facsimile. Allora, il facsimile, quindi l'ha messo sul suo sito, se lo volete, se vi serve, è meglio che ve lo prendete, secondo me. Perché praticamente se ve lo stampate voi praticamente ve lo portate dietro, tanto carino, e o ve lo portate dietro, insomma lo compilate, non so, in qualche modo, e quindi vi avvalete di questo mezzo per difendervi ormai dallo Stato, dalla legge farlocca che sta contro i cittadini ormai. Quindi questa è una guerra tra lo Stato e i cittadini praticamente. Quindi ricorso avverso verbale d'accertamento e contestazione di illecito amministrativo, ok, decreto bla bla bla, ok. Quindi promosso dal signor Nato Il eccetera eccetera, e quindi vi andate a compilare questa bella cosa. Allora, infatti qui leggo, la norma di cui al DPCM non so quale è un divieto che incide in maniera netta ed indiscutibile sulla libertà personale, esso è infatti paragonabile ad un obbligo di permanenza domiciliare, ovvero a quella che normalmente viene comminata quale pena per un illecito. Quindi voi praticamente, voi cittadini italici, che praticamente purtroppo siete capitati in questa cosa qui, state tutti quanti agli arresti domiciliari come se aveste commesso un qualche reato, come stanno quelli là, i mafiosi e tutta quella gente lì, e quindi diciamo vi stanno facendo la stessa cosa senza che abbiate commesso ovviamente nessuna colpa.
Risulta oltremodo pacifico l'articolo 13 della Costituzione, dichiara inviolabile la libertà personale e che gli eventuali limiti ad essa sono sottoposti alla doppia garanzia della riserva di legge e dell'ordine motivato dell'autorità giudiziaria. Quindi qua non c'è nessun ordine motivato dell'autorità giudiziaria, però dovete starci lo stesso. Allora, nel caso di specie, dunque, il DPCM con cui si è imposto il divieto viola la Costituzione su entrambi gli aspetti e costituisce a tutti gli effetti un atto palesemente illecito. Non solo, posto che la violazione della libertà personale è sanzionata penalmente ex articolo BBBBB, dovrebbe essere, e questo DPCM stesso dovrebbe essere oggetto dell'attenzione alla magistratura con apertura di un procedimento penale nei confronti dei membri del governo. Vabbè, qua vi dice tutte. Se volete andare sul sito di questo Marco Mori, che è un avvocato, ripeto, vi andate a vedere tutte queste belle cose, perché pubblica anche degli articoli interessanti, che praticamente vi possono essere utili per quando uscite di casa, per difendervi da questi qua che insomma vi vogliono multare, sanzionare in qualsiasi modo. Per cui io vi consiglio, diciamo, ce ne sono anche altri avvocati come questo qui, ne sto leggendo parecchi, ce ne sono alcuni che addirittura stanno difendendo gratuitamente le persone che sono vittime, insomma, di questi illeciti. Per cui, niente, vi volevo consigliare, io vi consiglio veramente di, prima di uscire di casa, di ormai, di prendere una laurea in giurisprudenza. Però di prenderla bene, ecco, nel senso, io conosco parecchie persone laureate in giurisprudenza che non sanno niente di queste cose, cadono dalle nuvole questi qua, non sanno una mazza di tutta sta roba, non si accorgono neanche che praticamente stanno commettendo degli illeciti, perché anche se sono laureati, sono ignoranti come le capre ugualmente, non cambia niente. Comunque, perché non sono informati, non sono aggiornati, non sono niente, si sono imparati quelle quattro cose, se le sono imparate così, e si sono presi le lauree non so come. Però se voi vi andate a vedere in maniera, diciamo, ragionevole e sensata, vi andate a vedere un po' di cose, prima di uscire di casa praticamente, perché ormai siete in questa dittatura dove vi dovete difendere, io vi consiglio di andarvi a leggere un po' di, magari faccio altri video anche su altri avvocati che ci sono di questo tipo, e quindi ve li consiglio. Bye.